Il regno dei cieli è vicino. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo questa bellissima parola che oggi ci viene donata dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal 12 al 25. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Amen. Carissimi, ecco che oggi abbiamo ascoltato l'inizio, potremmo dire, della predicazione di Gesù. Siamo ancora in tempo di Natale. Ieri abbiamo celebrato l'Epifania, quindi la manifestazione di Dio come uomo. Gesù, Salvatore, vivo in mezzo a noi. E oggi vediamo che questo Salvatore inizia a predicare e lui stesso dice, riprendendo chiaramente le parole dei profeti: il popolo che abitava nelle tenebre ha visto una grande luce. E noi conosciamo, sappiamo che Gesù è la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Noi sappiamo che per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Dovremmo prendere, carissimi amici, queste parole come slogan per tutto l'anno. Non importa l'ombra di morte, le tenebre, la nebbia fitta che potrà esserci in tutto quest'anno accanto a noi. Ciò che importa è che la luce vera brilli nella nostra vita. Ciò che importa è che Gesù, che è la luce, che non si spegnerà mai, che anzi ha vinto già le tenebre, possa regnare in mezzo a noi. Ecco l'invito che Gesù stesso fa. Cominciò a predicare, a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. La conversione, fratelli e sorelle, non significa cambiare totalmente la vita. Conversione non significa smettere di fare alcune cose e farne di altre. Conversione significa cambiamo modo di pensare. Dio non è lontano. Il regno dei cieli è vicino. E questo, tra l'altro, è lo slogan che oggi vi propongo da professare, da proclamare, da vivere. Il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Che cos'è il regno dei cieli? Ma la domanda più giusta è: chi è il regno dei cieli? Gesù è il regno dei cieli. Gesù è il figlio amato del Padre mandato a noi. E la buona notizia è che Lui è vicino, è al nostro fianco. La buona notizia è che Lui non ci abbandona.
Per questo, lo ripeto, non importa se ci sono tenebre al nostro fianco, se c'è la nebbia fitta. Ciò che è importante per noi cristiani è sapere, prendere coscienza e anzi chiedere allo Spirito Santo di fare esperienza che Dio, luce vera, è accanto a noi, è vicino a noi. Amen? Ecco, con questa coscienza nulla ci potrà mai spaventare, nulla ci potrà mai scoraggiare. Gesù poi inizia a predicare, pensate, per tutta la Galilea, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità. Fratelli e sorelle, questa luce vera non è solo una luce romantica, incoraggiante o motivante, che ci fa andare avanti dicendo sì, credo che tu sei con me, vado avanti. Questa luce vera ha la capacità di intervenire nella nostra vita pratica, concreta, come ha fatto 2000 anni fa. E questo ce lo dice la sua parola. Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Questo dice San Paolo. E noi crediamo che se 2000 anni fa ha guarito, ha avuto autorità sopra le malattie, sopra i demoni e sopra i pesi delle persone, lo fa anche oggi con noi. Ecco l'invito alla conversione. Il Regno dei Cieli è qui, è vicino a noi e ha autorità nella nostra vita. Allora vi invito, fratelli e sorelle, invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo, che ci faccia fare una nuova esperienza di Dio, che interviene, che ci guarisce, che ci libera e ci guida sempre avanti, al di là delle tenebre. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, anche oggi riconosciamo di avere bisogno di Te, di avere bisogno della Tua grazia, di avere bisogno del Tuo tocco nella nostra vita. Io riconosco, senza di Te non posso andare avanti, senza di Te non ho speranza, senza di Te, oh Spirito Santo, i miei occhi non sanno vedere. Porta una nuova luce, portami la presenza di Dio, che io possa fare anche oggi stesso. L'esperienza che Lui mi ama, che Dio è al mio fianco, che Dio ha autorità sopra ogni mio male, quello che sto soffrendo, subendo in questo tempo. Vieni Spirito Santo e donami la Tua luce. A Te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, coraggio, forza, andiamo avanti perché Dio è con noi, perché Dio non ci abbandona. E come veri cristiani quindi annunciamo che Cristo è vivo e al nostro fianco. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Gesù guarisce il tuo cuore. Un bellissimo corso, soltanto in presenza fisica, quindi non in live streaming, dove parleremo della guarigione interiore. Gesù viene a liberarci. Per chi volesse partecipare, potete iscrivervi sul nostro sito e decidere se venire a Strona domenica 15 gennaio oppure il 22 a Torino. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio. Date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
pace. La voce del Signore è sopra le acque. Il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore.